Questa pietra viene chiamata la pietra del destino. Viene chiamata così perché induce a cogliere quei segni che la natura incessantemente ci manda, segni che secondo gli antichi druidi erano chiamati fad, segni particolari che possono essere casuali apparentemente, ma possono anche essere molto significativi se uno li sa cogliere. Solo che normalmente magari si è troppo distratti per coglierli o impreparati. E questa pietra invece induce a guardare oltre le apparenze. Niente è come appare. Ci sono dei significati nella vita, nelle cose anche ordinarie di tutti i giorni, apparentemente banali o casuali, che rivelano qualcosa di diverso se uno sa veramente osservare, se non è continuamente di corsa dietro a eventi non voluti magari da lui, dietro esigenze non volute da se stessi. E quindi questa pietra porta a essere più attenti, a provare a cogliere quei messaggi che ci arrivano dalla natura. È anche una pietra che può servire contro l'emicrania. In questo caso l'utilizzo più semplice è sempre quello di apporvi le mani e anche la fronte e respirare l'energia della pietra, trasferirla sulla testa, sul proprio capo ed espellere solo l'aria. Il significato invece più profondo merita di essere colto perché significa andare proprio al di là delle apparenze e quindi potrebbero rivelarsi cose molto sorprendenti.